Silo e Film Festival, seconda edizione. La prima aveva il titolo Alla ricerca della bellezza. E quest'anno abbiamo deciso che il tema sarà Alla ricerca del volto, specificatamente alla ricerca del volto tra i volti. E mi piacerebbe spiegare di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di quello che accade agli scultori. Penso a Michelangelo. Davanti al suo blocco di marmo, Michelangelo sosteneva che la statua, il soggetto, l'opera d'arte, stava all'interno del blocco di marmo. Ecco, mi piacerebbe che il cinema di quest'anno, che giungesse al Silo e Film Festival, raccontasse questa pratica per sottrazione, come se la macchina da presa riuscisse a togliere il superfluo dai volti dei personaggi e andasse a cercare il volto. Mi piacerebbe che i filmmaker si misurassero, si fossero misurati attorno a questi temi e riuscissero a provare a dare forma a questa ricerca. Novità di quest'anno. L'organizzazione dell'anno scorso viene ribadita, nel senso che faremo proiettare i film, in genere l'anno scorso ne abbiamo scelti 12 e quindi la mattina e il pomeriggio e la sera anche vengono proiettati i film, ma a questi parallelamente organizziamo degli incontri, dei momenti di riflessione. L'anno scorso abbiamo invitato tra gli altri filosofi Umberto Curi, Carlo Sini e tra gli artisti del cinema abbiamo invitato Luigi Locascio. La novità di quest'anno è l'introduzione della giuria giovane, una giuria che verrà composta tramite un bando, per cui tutte queste informazioni le troverete sul nostro sito, il siloefilmfestival.it, e lì troverete, oltre anche al bando cinematografico, anche il bando per la costituzione di questa nuova giuria. Ricordo per chi non lo sapesse, il Silo e Film Festival si svolge in un monastero, nel Grossetano, dentro ci abita una comunità di frati benedettini e il clima che si è respirato l'anno scorso, non posso e non devo dubitare che si respiri anche quest'anno, è un clima particolare, per cui questo è il primo festival, almeno che io conosca, il primo festival del cinema in un monastero. E credo che questo sia una caratteristica particolare, perché all'interno dei 3 giorni del festival si respira una convivialità, una voglia di incontro. Si parla di volto e quindi è proprio lì, in quel luogo, che l'incontro avviene. Io sono convinto che l'incontro sia la verità e quindi è un incontro con la verità, con l'altro e con il mondo. Con il mondo che è circostante, e lì il mondo racconta di se stesso la parte migliore, che è la parte piena di bellezza, è la parte piena di natura, ed è una parte silenziosa. E questo dell'aspetto silenzioso è un aspetto al quale tengo molto. Non c'è mondanità in quel luogo, c'è la voglia di incontrarsi e rivelarsi all'altro. Grazie e speriamo che abbiate intuito, insomma, quello che stiamo cercando, e sono certo che la qualità arriverà. Grazie.